benvenuti in questo nuovo video spesa Eurospin. Oggi ragazzi ci siamo superati. Quanto abbiamo speso mo? Troppo! Dai, 250? Tra i 240 e i 250, poi ve lo dico preciso. E ho detto, come mai ogni volta che c'è state spendo di più? Perché quando ci sto io prendi più roba, semplice. Quando c'è sta Andrea prendo più roba. E poi ultimamente avevo speso sempre poco, 150, 170, 100. E poi venite dopo. Quando viene te, però è vero ragazze, quando viene lui ne approfitto che sta in ferie, ne approfitto per farmi il carico, perché poi tutto da sola io non ce la faccio, ragazzi. Infatti è una settimana che ho mal di schiena, non sto bene con la schiena. Purtroppo sono stata dalla fisioterapista, non c'ho niente, è solo il cambio di temperatura repentina, cioè ha fatto caldo e poi ha fatto freddo. Quindi mo, piano piano mi sta passando e piano piano sto migliorando, però i pesi non li posso portare. Amiche mie, come state? Tutto a posto? Vi è piaciuta la ricettina? Che buoni qui i calamari, ragazze, che buoni, dovete provarli perché erano spettacolari. Quindi bello. 253 euro, amore, 253 euro e 52 centesimi. Cominciamo subito perché andiamo velocemente, perché finito questo poi ragazze vi faccio un altro video con la spesa a corna. Amore! Che hai messo? Io. Sei rotto? No, non sei rotto. Spesa Conad, spesa più me. E poi ragazzi ho trovato la crema per il viso solare, protezione 50 e, promossa dall'Appeyuca. Però non lo spoiler, infatti non gli dico, devono vedere il video per sapere che marca è. Allora cominciamo. Ho preso 2, 4, 5 yogurtini amo essere 2% senza lattosio. Poi ragazze ho preso queste prendo sempre, infatti oggi ne mangio uno insieme al cetriolino, i fiocchi di latte della Protein in più e, senza lattosio, basso contenuto di grassi e meglio di così nzipo. Poi andiamo. Ho preso 2 ricottine per far passare ricotta ai bambini e pure Andrea. Oggi non so, questa qui è marca Land. Prendo questa perché è più cremosa, è più morbida. Quella italiana che nella vaschetta più grande è più granulosa. Quella magari la uso quando faccio le torte rustiche e altri tipi di preparazioni. Per fare la pasta questa viene meglio. Poi Andrea ha preso il pecorino da matrice, sti giorni si è sbizzarrito con sto pecorino da matrice. Sì, stavo provando tutte le stagionature. Solo sto pecorino, mo 9 euro costa, poi dici perché quando c'è sete pago un sacco di soldi. Io non prendi pure tu quando c'è sete. Senti che fettona poi che ha preso, io prendo la metà, Vabbè, comunque, pecorino da matrice. Poi ho preso il formaggio dolce a pasta filata, mo essere senza lattosio. Il formaggio, come dice Vittoria Maria, tondolo. Poi l'asiago, questo è naturalmente senza lattosio e piace tanto anche ai bambini. Io ci lo metto in mezzo anche quando faccio le preparazioni tipo torte rustiche, polpettoni e cose varie. Poi abbiamo preso quello quadrato morbidissimo. Ah, quello Valerio lo chiama formaggio quadrato morbidissimo quando ce lo chiede. Affettati, prosciutto di noccia 16 mesi amo essere, buonissimo ragazzi, e non è tanto salato, ve lo consiglio. Il mio amato San Daniele amo essere, questo è spettacolare. La mortadella col pistacchio IGP amo essere. 2 prosciutti cotti alta qualità, questi qua sono quelli senza grasso, sono buoni questi prosciutti cotti, certo niente a che vedere con quello fresco, quello è poco ma sicuro. Poi mozzarella di bufala campana DOP, ne porta 3 da 180 grammi compresa l'acqua, no, 3 da 100 grammi sgocciolata, eccola qua, dei pascoli italiani. Poi abbiamo preso, aspettate, 3 grana padano DOP 200 grammi, questo io lo trovo un grana buonissimo, mi piace tantissimo, soprattutto il tipo di grattugiatura, come si dice?
il tipo la grana, diciamo, perché è fatta a palline e non a filetto. Quella a filetto a me non mi piace, ogni tanto ve lo ripeto. E poi dove l'hai presi i pecorini, amò? Sì. Due pecorino romano DOP grattugiato, questo pure è tanto buono. Oh mamma mia, non si solleva. Poi ho preso, ecco, quattro grana abbiamo preso. Perché ok, 4 grana. Poi ragazzi ho preso 9 mozzarelline senza lattosio. Per le persone nuove io ve le straconsiglio queste mozzarelle perché sono buonissime, succose, morbide, non so secche per niente, cioè sono spettacolari ragazze, sono buonissime. Queste qui della Moessere senza lattosio, ne ho prese 9. Comunque, come state voi? Come è andato il 25 aprile? Noi siamo stati a casa perché c'era un tempo schifoso, freddo, pioggia, mancava solo il vento, c'era pure la nebbia. E siamo stati a casa, tutti quanti a casa, chiusi con 5 bambini, che vuoi dire a fare, raga? Siamo arrivati a fine serata, eravamo distrutti io e Andrea. E oggi è venerdì, pure stiamo a casa perché c'è sempre tempo brutto e piove. Domani no, domani vediamo un attimo, non vi dico niente perché può darsi che faccio il vlog, quindi non spoileriamo niente, ma niente di particolare, perché siamo usciti l'altra domenica, di sicuro non andiamo in giro, vero amore mio? Vero? Sì. Allora, però ieri a pranzo ci siamo fatti una pasta alla norma, amiche mie, buona, ma buona! Com'era, mo? Aiutami a di buona! Buona! Bravo! Allora, guanciale a petali. Questo qui perché l'avevamo preso con l'app un mese fa e siccome uno per tutti non basta, ne abbiamo preso in altra, così facciamo una bella carbonara. Che ce li fa? Gricia, mo? Gricia, carbonara, non ho capito, ragazzi. Amatriciana, ok. Passiamo ai surgelati. Allora, supplì, mini supplì. Andrea dice che sono buoni, quindi ve li consigliamo. Sono sfiziosi, sono piccolini così, non sono tanto grandi. Poi, due minestroni, 16 verdure. Scusate il sottofondo, ma ci sono i bambini. Due minestroni, 16 verdure. I piselli finissimi surgelati. Poi le crocchette di patate al forno, queste pure sono piccoline, piacciono a tutti. Queste qui che vi ho fatto vedere, secondo me sono ottimi anche come aperitivo, come un aperitivo, come un antipasto per fare la pizza, ma più come aperitivo perché sono veramente piccoline e sfiziosi. Poi abbiamo uno spinacio a cubetti. Poi le olive ascolane, pure queste consigliate perché sono molto molto buone, sempre detto da Andrea. Due contorni misto broccoli, questi io me li tengo lì quando non mi vado a fare le verdure, prendo, apro, metto in padella e vanno da sole. Poi un formaggio spalmabile, amo essere senza lattosio. Una cicoria Catalogna a cubetti, questa è un po' amarognola ma non è niente male, se vi piace l'amarognolo va più che bene. E poi c'è il contorno dell'orto verde a cubetti, che dentro c'è spinaci, piatta erbetta e cicoria. Questa è più, c'è la cicoria ma mischiata con le altre verdure risulta tutto più dolce. Poi andiamo avanti. Pangoccioli, questi prendiamo sempre per Violetta. Okay. Poi ho preso due confezioni di favole, queste qui Mon Amour italiane, e non lo so come so se saranno dolci o no, però sembrano belle, se no c'era la vaschetta in offerta ma erano spagnole, la vaschetta grande, ma io ragazzi sapete vi dico quelle italiane, quindi ne ho prese due, tanto ne mangia solo Violetta e vedremo. Poi ho preso tre confezioni di banane a essere biologiche, queste ci piacciono veramente tanto,
un pacco di catturapolvere, eccolo qua. Io con questi pure mi ci trovo bene. Diciamo che uso lo Swiffer per la per spolverare più a fondo, perché mi ci trovo bene, perché c'ho quello come si chiama? Telescopico, quello che si allunga, mo? Il bastone che si allunga, telescopico, quindi io ci vado a pulire sopra i mobili. Lo Swiffer si è infilato dappertutto. Queste qui, i pannetti, li uso quando quotidianamente devo togliere un po' di polvere qua là velocemente, con questo mi ci trovo comodo. Poi due confezioni di muffin. Mio figlio Porello mi chiede sempre quella al cioccolato, ma l'hanno portata una volta, cioè lo stesso tipo ma tutto al cioccolato. L'hanno portato una volta e non l'hanno più riportato. Quelle cose strane, vediamo? Sì, infatti. Ho preso due confezioni di datterini che stavano in offerta a 1,99€. Ne queste due perché se facciamo il barbecue domenica ci facciamo la bruschettina con una confezione, con l'altra ci farò qualcos'altro. Queste ragazze hanno origine siciliane, vengono dalla Sicilia. Poi ho preso un crostino, questo qui snack, questi qua sono fritti, Poi ho preso due confezioni di taralli pugliesi all'olio d'oliva, buonissimi, i bambini se li mangiano, se li divorano. Due tavolette di cioccolato al latte per Violetta, che a lei gli piace questo qui al latte. Che paura, tanto non faceva. Che paura, quella è scomparsa, come apparsa è scomparsa sta ragazza, vabbè. Ho preso il Don Jerez classico, stavo guardando con Andrea che c'erano i barattoli di caffè 100% arabica, quelli speciali diciamo, uno del Guatemala, comunque costavano 15 euro e passa al chilo. No, se ci continuiamo a bere il caffè questo qui, che poi questo qua, sta miscela da dove è? Non c'è scritto? Non c'è scritto da dove viene, vabbè, aspettate, non c'è scritto, vabbè ragazzi, cioè è un caffè, è buono, costa poco ed è buono. Chi invece vuole gustare un caffè particolare, io ho trovato questi barattoli di latta, mi sembrano fossero, se non era di latta, di plastica, così, con dentro la polvere di caffè, proprio quelle speciali, ecco, costavano però 15 euro al chilo, troppo. Poi ho preso le mele rosse, queste qui belle toste, e poi ho preso due finocchi. E andiamo avanti con la verdura. Carote immancabili, questo mega saccone, a me ci piacciono tanto le carotine, a me cotte, a loro crude. Poi ho preso un bouquet di broccoletti siciliani per farci la pasta a loro, perché a me, sapete, non mi fanno impazzire. Le melanzane, queste non sono le melanzane, i cetrioletti, ne ho presi giusti tre. Perché ridiamo? Ti stava già dando colpa. Cetrioletti, giusto tre, perché alcuni già ce l'avevo. Poi ho ripreso, ragazze, gli asparagi. Allora, qui all'Eurospin 2,99€ al mazzo. Invece al Conad 4,49€ al mazzo. Cioè, ragazzi, quindi finché lo trovo a questo prezzo me li prendo, perché questo è il periodo d'asparagi, poi finiranno, li mangeremo in autunno. Quindi ci piacciono, fanno bene, sono depurativi e se ci mangiamo sta asparagi. Poi limone, questo qui dell'Amo Essere, guardate come sono belli sto periodo, belli gialli e succosi soprattutto. Poi ho preso tre confezioni di queste zucchine che stavano a 1,49€ al chilo, mentre quelle verdi a 1,29€. Però ragazze, io prediligo queste qui chiare, sono più dolci e mi piacciono di più. Quindi ho preso queste tre confezioni. E poi, aspettate, un saccone di patate. Eccolo qua.
questo qui foglia verde, che è quello che costa di meno, ma ce le puoi usare per tutti gli usi e sono buone. So patate normali, amiche mie. So patate, no? E che ne so, quelle col sedano costano di più, quelle con lì costano di più. A me mi sembrano tutte uguali queste patate. Vabbè. Vai amore, portami un'altra busta, ma c'ho una fame, raga. Stanotte ho dormito poco perché ieri pomeriggio mi sono messa sul divano vicino ad Andrea mentre i bambini piccoli dormivano, i grandi stavano a fare affari loro. Mi sono messa giù a luna e ho dormito fino alle 3:30. Ci avete presente quando voi dormite durante il pomeriggio e a un certo punto vi svegliate, aprite gli occhi ma non riuscite ad aprirli? Cioè, per quanto avete sonno, non riuscite ad aprire gli occhi e vedete tutto sfocato? Io ho fatto così, dopo un'ora che dormivo, ho aperto gli occhi e dico, io non riesco a aprire, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Insomma, alla fine ho dormito... disturbatore seriale, ho dormito fino alle 3:30 e stanotte, ieri sera ovviamente ho fatto chiarella, capito? Non riuscivo a dormire, quindi sono stata sveglia fino a mezzanotte e alle 4:30 la sveglia è suonata. E voi dite che sei scema, pure in vacanza, pure con i bimbi che non vanno a scuola ti svegli alle 4:30? Sì, perché dovevamo andare a fare tutta sta spesa e mi dovevo organizzare, pulire casa, svegliare i bambini, prepararli, insomma raga, tutta la preparazione, l'organizzazione della famiglia. Quindi 4:30 ho dormito e io adesso ho un sonno, sono stanca, fa male la testa. Poi quando non dormo io ho fame, mi viene più fame, ma pure a voi vi succede? Quando dormo poco ho più fame il giorno dopo. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Ho preso le mie amate patatine, basilico e pomodoro. Quanto sono buone queste patatine, ragazze. Sono la stessa, hanno la stessa consistenza di quelle rustiche. No, di quelle... Sì, di quelle rustiche, mo? Che so, più erte, più croccanti, ma sanno di pomodoro e basilico. La cosa positiva è che non c'è lattosio, quindi anche chi è intollerante al lattosio le può mangiare. Poi ho preso per i bambini questi qui. No, questi sono tipo i tuc, come si chiama? I Ritz, mo? Simi Ritz, per quando fanno la merenda salata. Ho preso per provarli, ogni tanto... gli prendo un prodotto nuovo così lo assaggiano, perché i miei figli tendono sempre a mangiare le stesse cose, eh? Però se io lo prendo e lo metto lì magari lo vedono e l'assaggiano e così ampliano il loro background. Ti è piaciuta questa, ma? Poi ho preso due crostini, questi qui all'olio d'oliva, questi non sono prefritti quindi un po' più salutari degli altri, però comunque buoni. Poi ho preso 9 confezioni di choco cookies, qui aumentiamo sempre di più sti choco cookies. 9 confezioni se li sparano con una settimana. Considerate che dentro una confezione ce ne stanno 8, eh. Quindi già che se tutti e 4 se li mangiano a merenda, metti 2 per uno, se fanno fuori 2 confezioni. Giusto, amore? Poi ho preso 2 frurre. Pure questi piacciono tanto, ne ho presi solo 2 però di confezioni. E poi ragazze, mi sono presa sta tisana digestiva perché l'avevo già presa, mi era piaciuta tanto, l'abbiamo finita e quindi l'ho riacquistata. Poi andiamo avanti, abbiamo i pistacchetti buoni, tostati e salati. Questa è la morte di mio marito, i pistacchi sono la morte di mio marito, insieme alle fuste dei sacchi da mondezza, vero? È un master. Quello è un master. Cosa non deve mai mancare? Certo. Poi ho preso 3 confezioni di queste qua, Choco Pic. Questi piacciono tantissimo a Vittoria Maria, le mangia sempre a colazione. 3 confezioncine. Andiamo avanti. Una busta di pan grattato, che a casa mia va più via il pan grattato che l'olio d'oliva. Questo qui è dell'Amo Essere senza glutine. E ragazze, con sto pan grattato le cose vengono ancora più croccanti del pan grattato, quello classico con glutine. Fidatevi di me, però certo costa un po' di più. Io sono obbligata, quindi lo compro. Poi ho fatto una mega scorta di fruttini. Ne ho presi 8, questi qua che si schiacciano. 2, 4.
6, 8, sì, e poi 2 qua, e poi 8 invece di questi a vaschetta, solo mela, perché loro gli piace solo mela, gli prendo solo mela, devo qua, perfetto. Poi arriviamo qui alle cose succulenti, ragazzi, ho trovato un'offerta delle cose, due paia di scarpe per Valerio, gli unici numeri rimasti, il 29, che sembrano un po' le Converse. Guardate che carine, sembrano le Converse, quelle ovviamente fatte a scarpa bassa e non quelle alte. Allora, siccome pure per il maschietto le Converse mi piacciono tanto, gliel'ho preso un paio bianco, queste qui costavano 8,90 euro, io ho preso di corsa subito, me ci sono fiondata, gliene ho prese una blu, quindi color jeans quasi, bianca e blu, e una bianca, ancora gliele devo misurare, ma pure se gli stanno leggermente grandi, perché lui porta 28, però il piede gli sta crescendo a vista d'occhio, sicuramente per la primavera quando arriverà e per estate andranno più che bene. Guardate che carine, sono andate a ruba, non c'erano più rimaste, erano gli ultimi numeri, anzi era rimasta un'altra paia di scarpe, 28, questa è 29, che carine, però voglio essere un attimo sicura che era 8,90 euro, aspettate un attimo, questa fatti? Sì, 8,99 euro, 8,99 euro, ragazze, cioè veramente 8,99 euro un paio di scarpe. Questi giorni, in questo periodo, hanno fatto certi affaroni con le scarpe, sì. Vero? Poi ho preso questo set di squadre, aspettate, a Valentino, perché mo in quinta gli serviranno. Questo set di squadre a Valentino, vedete? Cioè quella lunga da 50 cm, questo più piccolo, il goniometro, questo è il goniometro, no? Mo? Le squadre, una più piccola e una più grande, sul celeste, perché a viola io l'avevo prese sul viola, sul rosa. Sì, poi ce l'andiamo. Questa qui, vediamo un po' quanto l'ho pagata, vediamo se riesco a trovarla velocemente, perché me lo voglio far vedere. Mamma mia, quanto odio non attacca i prezzi. 3,99 euro, 1, 2, 3, 4, questi qui l'ho pagati 3,99 euro, niente ragazzi, io infatti quando trovo cose di cartoleria, quindi quaderni, penne, matite, io le compro sempre, faccio piccola scorta, stavolta servivano questa e l'ho presa. Poi ho preso la carta da forno, questa qui da 20 metri perché è più larga, mi si abbina bene con la teglia grande. Vi ricordate che avevo preso quella ecologica a 99 centesimi? La sto usando, quelle sono 20 fogli, l'ho usata ieri. Allora, l'unico problema di questa carta ecologica è che il cibo un po' si attacca sopra. Io ci ho messo pure l'olio sotto, l'ho spalmato, eccetera, però non è funzionale come questa. Cioè, il cibo un po' si attacca. Però vabbè, insomma, l'ho comprata, la utilizzo. E poi un foglio non mi si adatta, per esempio, alle teglie per la pizza, che sono rettangolari. Quello è un foglio quadrato, troppo piccolo. E allora mi sono andata a comprare pure questa qui, quella classica. Poi andiamo avanti. Oggi ho preso per provare sto Dexal Spray Mousse Candeggina, che alla fine è come l'ace spray. Costa di più di quell'altro che prendo io della candeggina spray, però siccome era finita, ho detto vabbè, proviamola, costerà 20 centesimi di più, non così tanto di più, però mi ha incuriosito, l'ho presa e la voglio provare, vediamo un po' che ne esce. Poi ho preso anche questa qui, l'anticalcare spray, con questo mi ci trovo benissimo. E ho ripreso l'asciugatutto, questo ecologico, mi ci trovo una favola, ragazzi, è resistente, è grande e non si sfarina, è veramente ottimo, e stava in offerta, vero? Questo sì. Stava in offerta 1,69. Quanto? 1,69. E poi ho preso anche la chiamata carta igienica, la fiorita, questo c'è sempre il prezzo basso. Terzo regalo di questo mese, la panna spray.
ce la siamo presa, tanto domenica la uso insieme alla viennetta, Simi Viennetta, che era il secondo regalo di questo mese. Mi prendo la pasticchina per lattosio, così riesco a mangiarlo pure io. E ce la pappiamo. E poi un fazzoletto multiuso. Uno lo le prendo sempre, tanto qui con tutti i moccioli passa la paura. Poi andiamo avanti, abbiamo finito, mo? Tutto parla? Non abbiamo finito. Madonna, quanta roba ho preso. Ho preso questi salvietti disinfettanti per le mani, che io però li do a Violetta, che li utilizza per pulirsi il water quando va a scuola, va al bagno, siccome ancora gli riesce un po' difficile fare la pipì da in piedi, come facciamo le donne. Allora che faccio? Gli metto dentro alla borsa della scuola queste salviette, lei ne prende, ne so, un paio senza toccare, gli dà una pulita velocemente al water, ci mette la carta igienica e fa la pipì. Allora, vi devo dire la verità, non ha mai fatto, mia figlia c'ha una resistenza, c'ha una vescica d'amianto, come ce l'ha, d'acciaio, come ce l'ha? Non ha mai fatto pipì a scuola Viola, da quando è piccola, da quando va alla materna, Viola non ha mai fatto la pipì a scuola. Però siccome siamo nella fase che sta per sviluppare, ragazzi, allora io la preparo, lei c'ha tutta la sua pochette con l'assorbentino, le mutandine di cambio, e più gli metto queste qui, così almeno se dovesse essere va tranquillamente, ok? Poi 3 confezioni di latte. Raccontatemi come fate voi con le vostre bambine femminucce quando devono andare a bagni pubblici. Io con lei ho fatto in questo modo, vado sul sicuro, perché Viola, ve l'ho detto, lei è andata in gita dalla mattina alle 6 e mezza, è uscita, è tornata la sera alle 7 e mezza, lei non aveva mai fatto pipì, vabbè, però non mi fa pipì mai fuori. Però poi crescendo, ragazze, quando uno c'ha il ciclo, lo sapete che alla fine uno se deve adattare in qualche modo. Però raccontatemi invece voi con le vostre femmine, figlie femmine, adolescenti, in preadolescenza, come vi organizzate. Con Vittoria Maria, che è più piccolina, io mi porto dietro il vasetto e lei dove ci troviamo, gli prendo il vasetto pure in macchina, a volte succede che metto il vasetto in macchina, lei si mette seduta e fa la pipì, quindi lei, con lei ho risolto così. Comunque dicevo, 3 confezioni di latte amo essere senza lattosio, poi 2 passate di pomodoro biologiche, amo essere, queste a 99 centesimi sono fantastiche. Poi abbiamo preso un po' di vini, un Müller Thurgau, no, non ho finito, ho fatto un po' un pomo, cioè, ho lasciato il meglio per ultimo, la tua ossessione per ultimo, un Müller Thurgau, poi un Pinot Grigio, il prosecchino, che domenica ci sta tutto da stappare, e poi il rosé che piace tanto a me, Negramaro, buonissimo. E poi ragazze, ho preso 2 scatolette di ceci, eccoli qua, e l'ossessione di mio marito. Oh, come hai preso queste buste nuove? Allora, abbiamo preso una busta condominiale, stavolta pure Viola me l'ha comprata, mio marito, vedete, è carino, perché noi abbiamo il secchio, quello della carta e della plastica, quello condominiale, quello grosso, perché siamo tanti. Però questo a che ti serve? Per sistemarla dentro, giusto? Quindi abbiamo preso questo grande condominiale, poi ha preso 2 umidi si chiamano, no? Sì, rifiuti organici, quelli coi manici che non si trovavano, e poi uno classico per i rifiuti generici, sempre coi manici. Abbiamo finito, mo? C'ho ancora altre cose? Sì. Che cos'è? Non so che fa per pranzo. Ragazzi, io senza metto pausa, chiacchieriamo un pochetto. Non so che fa per pranzo oggi. Non c'ho idea. Io per me sì, ma per loro. Ci stavano i gnocchi, amore? No. Per me? No. No, ciao. Che vuoi? L'altro è quello che manca. Dai, quelle così porto. Pure so? C'è una fame, raga. Pure so, vediamo un po'. Mezzogiorno meno un quarto. Ah no, per letto al contrario. Sono le 11:15.
Comunque, ragazze mie, abbiamo speso un sacco di soldi. Allora, mio marito mi ha fatto la sorpresina. Guardate che mi ha comprato. Ta-da! I tulipani. Questi che sono? Fucsia o rossi? Sembrano fucsia, vero? Fucsia, sì. Aspetta che mo li apriamo un pochino. Mi ha comprato un mazzettino di tulipani. Guardate che carini. Mo ci faccio pure la fotocopertina. Aspettate, eh. Guardate che belli. Quanto è romanticone. Ogni tanto fai romanticone il mio maritozzo. Poi, queste già le fatte vedere, amore. Beh, abbiamo finito, amore. Sì. Questo che è? Ah no, sono rimaste l'ultima verdura. Le melanzane. Ho preso queste lunghe perché erano italiane. Quell'altra erano spagnole. Non ho capito perché queste lunghe italiane, quelle tonde spagnole, però con queste ieri ci ho fatto la pasta alla norma. Raga, ho fatto la pasta alla norma, quella fatta bene, cioè quella con le melanzane fritte. Vi devo dire però che mi è rimasta pesante sta pasta, sta melanzana fritta tutto il giorno. Ormai non sono più abituata a mangiare pesante. Non sono più abituata. Mangio troppo sano, mangio troppo bene, diciamo, che quando mangio qualcosina di diverso o più forte come sapore o come pesantezza mi rimane sullo stomaco. Vabbè, non fa niente, me la so goduta, era buonissima e pure i bambini è piaciuta tanto, Andrea pure gli è piaciuto tanto e si fa una volta ogni tanto. Ecco. Ragazze mie, questo video spesa finisce qua, mo io attacco con voi e riapro con voi, attacco qui e attacco un altro video, così vi faccio vedere l'altra spesuccia. E spero che vi sia piaciuta la spesa, vi abbia tenuto compagnia, a me sì, mi avete fatto un sacco di compagnia, poi mi piace chiacchierare insieme a voi. E niente, mo vi lascio il video, la clip dello scontrino, io vi mando un bacio, un abbraccio forte, ci vediamo lunedì col prossimo video, buon weekend a tutte quante, ciao!